Buonasera telespettatori di ETV, buona festa, buona solennità dell'Assunta e buon Ferragosto dalla redazione di ETV e a tutto lo staff tecnico anche quest'oggi puntualmente e al lavoro. Ma prima di vedere quelli che sono stati gli appuntamenti tra le feste religiose e gli appuntamenti civili nelle città della nostra regione, apriamo purtroppo con la cronaca di mare, due annegamenti, un uomo di 45 anni è annegato a Pinarella di Cervia sulla riviera romagnola, siamo nella provincia di Ravenna, dopo che si era immerso al bagno 68 in via Italia. Attorno alle 15.30 l'intervento di soccorso del personale del 118, sul posto sono accorse un'auto medicalizzata e un'ambulanza, oltre ai militari della capitaneria di Porto, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E un'altra tragedia del mare, un altro uomo annegato, si tratta di un 31enne di Codigoro nel Ferrarese, ma residente a Polesella, a Rovigo, è annegato poco dopo le 2 della scorsa notte, dopo essere entrato in mare al Lido delle Nazioni nei pressi dello stabilimento balneare Chalet del Mare. L'uomo al momento della tragedia era su un pontile con la convivente e un'altra coppia di amici. Sono stati 3 a dare l'allarme quando hanno visto che il 31enne non riemergeva. Ancora da chiarire se l'uomo sia entrato in acqua spontaneamente o sia caduto. È intervenuta la Guardia Costiera di Porto Garibaldi assieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Comacchio, anche con il nucleo sommozzatori. Solo alle 5.45 il corpo del 31enne è stato rinvenuto a poca distanza da dove si era inabissato. E veniamo alla politica. Quest'oggi sulle pagine del Resto del Carlino di Bologna e di Repubblica una doppia intervista. Il Carlino proponeva l'intervista al sindaco di Bologna Virginio Merola, ancora in vacanza ma che ha parlato a tutto campo del welfare, dei tagli del governo e di cosa succederà. Su Repubblica il vice sindaco, invece assessore al bilancio Silvia Giannini, anche qui di fatto si è parlato di situazione difficile dopo la manovra finanziaria e di fatica a tentare di garantire gli stessi servizi e a non aumentare le imposte. La Silvia Giannini, vice sindaco, è andata un po' più in là. Se Merola effettivamente ha detto non toccherò il welfare ma nulla sarà più come prima, la Giannini invece ha parlato anche della possibilità di rivedere tariffe e imposte. Ma noi abbiamo raggiunto Silvia Giannini, che ai nostri microfoni ha voluto ribadire la sua preoccupazione, l'impegno dell'amministrazione comunale di Bologna, ma soprattutto ha detto i tagli del governo sono davvero molto molto pesanti. Sentiamo il vice sindaco Silvia Giannini. Sono qui per dimostrare la solidarietà di Bologna e di tanti cittadini che sono in questa iniziativa, che sicuramente non è risolutiva dei problemi importanti che hanno tutte queste persone, però è un momento simbolico importante in un giorno come quello di Ferragosto in cui la città è quasi vuota, e quindi sono qui molto volentieri assieme a tutti gli altri volontari in questa giornata di solidarietà. Nonostante la crisi, lei ovviamente prevede che il Comune aiuterà sempre il welfare? Ovviamente cercheremo di fare sempre tutto il possibile, anche se anche quest'ultima manovra di governo sicuramente impone dei tagli e delle restrizioni alle spese molto importanti da parte dei comuni. Questo è molto grave perché siamo invece in un momento in cui i bisogni aumentano per via della crisi economica e quindi ci sarebbe molto più bisogno di intervento da parte soprattutto dei comuni. Faremo tutto il possibile, però purtroppo le 2 manovre di luglio e agosto sono molto pesanti, soprattutto per gli enti locali, e spero che vengano cambiate e rese più eque. E il vice sindaco Silvia Giannini faceva riferimento all'iniziativa messa in campo ormai da diversi anni dalla Caritas insieme alla CAMST. Anche quest'oggi a Palazzo D'Accurzio, la sede del Comune di Bologna, la casa del sindaco, hanno partecipato e hanno offerto il pranzo a molte persone povere. Allora l'impegno della Caritas con il suo direttore, con il presidente Monsignor Allori, ma anche la presenza di alcuni politici, fra questi il presidente del Consiglio Comunale Simona Lembi e potremmo dire l'immancabile Maurizio Cevenini. Vediamo e sentiamo. La crisi economica si fa sentire, le persone che non hanno potuto andare in vacanza, l'unico modo è di andare o alla stazione o nei luoghi dove c'è una concentrazione di persone. Questo è un luogo dove c'è una concentrazione di persone, ci sono stati degli inviti, quindi sono venuti e vengono e così passano un momento di serenità in questo Ferragosto 2011. Almeno quanti sono, da dove arrivano? Qui abbiamo una metà buona di italiani e una metà buona di immigrati.
e vengono, diciamo, gli italiani sono molti senza fissa dimora e alcuni invece una buona parte hanno casa ma hanno, non avendo possibilità o almeno la solitudine li spinge in questa, diciamo, in questo momento nel Palazzo da Corsio. Quando io ero piccolo eravamo una famiglia molto povera e avevamo uno zio che ci invitava a pranzo proprio il 15 agosto e per noi era una festa enorme. Simone Lembi, presidente consiglio comunale, ecco, anche lei è qui a fare da volontario. Sì, è la prima volta che partecipo al pranzo di Ferragosto offerto dalla Caritas, dalla CAMS, da diverse altre associazioni alle persone più emarginate, forse anche più sole, che stanno nella nostra città. Ho accettato questo invito molto volentieri per una ragione molto pratica, perché la solitudine fa male, la solitudine isola. E il 15 di agosto, quando la maggior parte delle persone sono in vacanza, rimanere in una città deserta non per tutti, insomma per molti è motivo di grande difficoltà. E questa è la ragione per cui ho deciso di partecipare. Certo, è vero, non si risolve tutto attraverso un pranzo di Ferragosto, ma è un gesto simbolico che richiama tutti, anche chi ha responsabilità istituzionali, a fare la propria parte. Ferragosto non basta una giornata, il comune e gli enti devono fare comunque sempre molto, molto di più, però non lasciare queste persone sole a Ferragosto aiuta anche noi. Questo dunque è quanto avvenuto a Palazzo da Curzio con l'impegno ancora una volta della Caritas, della Chiesa di Bologna, accanto all'amministrazione comunale e volontaria di una realtà come la CAMS. A pochi chilometri, a Villa Revedin, invece quest'oggi si chiude la festa di Ferragosto, altro appuntamento tradizionale, la messa del Cardinal Carlo Cafarra questo pomeriggio intorno alle 18, e abbiamo voluto tracciare un po' un bilancio di queste giornate insieme al rettore del seminario arcivescovile che ha organizzato questo appuntamento. E allora andiamo a sentire cosa ci ha raccontato il bilancio fatto con Monsignor Macciantelli. Ultimo giorno a Villa Revedin, intanto un bilancio di questa festa che continua inesorabilmente ogni anno. Sì, 57esima edizione. Ma il bilancio è sempre positivo, ecco, non solo per il numero di visitatori che noi accogliamo molto volentieri, è una cosa importante che il seminario e la chiesa di Bologna possa far conoscere, possa accogliere i bolognesi in questa occasione, che appunto è già una tradizione abbastanza consolidata. Ecco, certamente bilancio positivo per l'interesse. Credo che sia importante mantenere un po' una connotazione di sagra, se vogliamo anche sagra popolare, qualche divertimento legato anche un po' alle nostre tradizioni bolognesi, vedi il concerto dei campanari, vedi i burattini che sono proprio nostri, ma credo sia ancora più importante cogliere l'occasione per lanciare qualche spunto di riflessione. Ecco, allora le mostre, il tema scelto, la fede, l'Europa, questi due grandi personaggi che hanno fatto tanto e forse meriterebbero un pochino più di attenzione, ecco, da parte di tutto il mondo civile e politico, anche perché credo che ci sia da imparare da De Gasperi in primis, ma anche da Massimiliano Kolbe, perché non va ricordato solo per il suo gesto eroico, martire quindi, ma anche per tutto quello che ha fatto prima, che è stato preparazione, quindi un grandissimo impegno sociale, l'uso dei mezzi di comunicazione. Stiamo parlando degli anni 30, lui operava in Polonia, ha aperto una casa in Giappone, quindi un uomo che pure si è speso sempre per gli altri e per annunciare il Vangelo. Allora, un'occasione bella, un bilancio positivo, perché tante persone hanno visitato le mostre e hanno apprezzato queste esposizioni, si sono fermate a guardare il video su Alcide De Gasperi, hanno letto, hanno preso libri, hanno lasciato commenti di gratitudine. Quindi, insomma, una piccola goccia, però, ecco, per farci anche noi un po' pensosi e per lanciare chissà a qualcuno, dico io, così qualche stimolo. Ecco, ci sono i maestri, se vogliamo vederli, ci sono. Bene, queste dunque alcune delle tante iniziative che ci sono tenute in regione, nella nostra regione, in Emilia Romagna, perché eri stato in città, ma tante le persone invece che hanno viaggiato. Gli emiliano romagnoli sono persone che nelle vacanze frequentano, potremmo dire, altre regioni dell'Italia e dell'estero, sono tra i primi a grandi spostamenti o comunque sia fuori della nostra regione, mentre sulla Riviera Romagnola la presenza dunque non è tanto degli emiliano romagnoli, ci arriveranno magari più tardi in questi giorni, e di altri
italiani. Facciamo un po' un bilancio e parliamo anche purtroppo di vacanze rovinate. Il rischio esiste, c'è, ma c'è anche un modo per difendersi e tutelarsi. Ne abbiamo parlato con il presidente nazionale di Telefono Blu, che quest'oggi nella prima edizione nostra regionale dei nostri studi. Allora vi riproponiamo un passaggio del suo intervento, eccolo. La parte della Romagna è evidente che ha un meccanismo diverso, perché molti lavorano nel settore, quindi si iniziano a muovere a settembre, a fine settembre. Per tutto il resto l'Emilia Romagna fondamentalmente ha il 40% che rimane in regione, che è un dato non altissimo. Il 60% va fuori, perché l'Emilia Romagna è una delle regioni che fornisce di più anche turisti, quindi molto all'estero, molto nelle regioni limitrofe, molte nelle capitali europee. L'aeroporto di Bologna non a caso sfonda il record e oggi si ritorna faticosamente al quinto posto fra gli scali più importanti d'Italia. Questo vuol dire che la gente viaggia. Ecco, quello che io volevo lasciare detto era importante, era questo, cioè la vacanza però non va sempre bene, perché con una massa enorme di gente, e il problema è saperne uscire fuori. Allora ricordo a tutti gli amici dell'Emilia Romagna il centralino 051 44 0055 e il sito www.telefonoblu.it, dove cercate da qualunque zona per darci... Qualora ci fossero dei problemi. Sì, poi vacanza rovinata, non andate a fare dei giri lunghi, noi siamo sul settore da 21 anni. Bene, queste dunque alcune utili indicazioni. Termina qui questa nostra edizione del telegiornale. Ancora il nostro augurio per una buona solennità dell'Assunta e buon Ferragosto da parte di tutta la nostra redazione, lo staff tecnico del gruppo televisivo e TV. Grazie a tutti per averci seguito. Arrivederci.